Allora come funziona? No, niente. Prova, prova. Questo tanto perché mi dico che si vuole no! Sono un tenore! Io c'è una candela per un ragazzo, prova, prova! Si spegne! Riprendici, dai. Pronto? Uno, due, tre, pronto, prova. Pronto? Uno, due, tre, pronto, prova. Siamo pronti, mi sento. Dai, andiamo su. Signora Pina, possiamo iniziare? Yeah.
Spirito di Dio, scendi su di me, fondici, plasmaci, riempimi, usami, Spirito di Dio, scendi su di noi. Iniziamo perché stiamo un po' più veloci stasera, perché alle ore 10 c'è la Santa Messa, allora andiamo avanti con i misteri, ecco, con il Santo Rosario. Ecco, noi siamo stati incaricati di dire i misteri gloriosi. Nel primo mistero glorioso si contempla la resurrezione del nostro Signore Gesù dal sepolcro. O Maria, il tuo cuore ha conosciuto tutte le nostre stagioni. Hai vissuto lo stupore e gli interrogativi davanti alle azioni di Dio, alle sue parole e ai suoi silenzi. Hai conosciuto giorni tranquilli come di pioggia leggera e giorni di grande gioia, come dei fumi di luce attraverso cui si inonda la vita. Hai conosciuto l'angoscia e la sofferenza di fronte alla malvagità umana, le maldicenze scherzate. O Maria, cuore pieno di Dio, che batti al ritmo del suo amore, dei suoi perdoni, nella sua compassione per il mondo. Prendi il mio cuore, insegna la fede che osa, la speranza che non cede, l'amore che ricomincia ogni giorno. Tu, che hai un cuore da regina, sii dunque la regina del nostro cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mamma di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.
adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe, di voi Gesù. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Eterno riposo, dona loro, Signore, senda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Dolce cuore di Gesù, dolce cuore immacolato di Maria, immacolata della misericordia. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo a tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. O croce che salvi, salvaci. Salvaci. Santa Madre della Chiesa, salvaci. Maria Regina della Pace, salvaci. Santissimi Angeli e Arcangeli, salvateci. Tutti i santi e sante del cielo, salvateci. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù Cristo in cielo, dove siede alla destra del Padre. O Gesù, tu mentre sei salito in cielo, hai benedetto tutti gli astanti ed hai insegnato agli apostoli cosa dovevano fare. Che la tua benedizione scenda stasera sulla nostra famiglia, sulla nostra parrocchia, su tutto il nostro popolo e su tutta la Chiesa. Benedice il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, le Suore. Benedice ed invia e invita i giovani a servire con tanta generosità la Chiesa. Invita anche qualcuno della nostra famiglia a consacrarsi a te totalmente. Benedici tutte le creature e fa che la tua benedizione arrivi ad ognuno. Gesù, fa che quando l'anima mia parlerà del corpo, per il tuo divino amore si accolga tra le tue braccia e il mio cuore si unisca sempre di cuore. Tutti noi, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. A tutti noi, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tutti noi, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Tutti noi, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fermati, fermati. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe, di Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Ave, ave, ave. Il mistero glorioso si contempla, ecco la lettura. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Vergine e Apostoli riuniti nel Cenacolo. Lo Spirito Santo è il dono di Gesù risorto, è il dono della salvezza che ci fa entrare in un rapporto nuovo e definitivo con Dio e con i fratelli. Maria lo accoglie con gli Apostoli nel Cenacolo. Come Maria, conserviamo il cuore aperto allo Spirito e ai suoi doni. O Gesù, hai mantenuto la promessa ed hai inviato il tuo Santo Spirito su Maria e gli Apostoli che pregavano. Quando è giunto lo Spirito, hanno capito cosa dovevano fare ed hanno avuto la forza di farlo. Gesù, noi come famiglia ti preghiamo. Insieme, illuminaci affinché possiamo capire cosa dobbiamo fare per il nostro bene e per farlo insieme. Illuminaci affinché vediamo ciò che finora non era buono. Lo espiamo e non lo ripeteremo mai più.
illumina tutte le famiglie che attraverso il tuo spirito nascono nella comunità. Padre nostro, sei in cielo, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Quindi anche lei. Seppe. Vanessa, sei ripresa? Guarda. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel quarto mistero glorioso si contempla
l'assunzione di Maria Santissima in cielo, anima e corpo. Maria, assunta in cielo, glorificata nel corpo e nell'anima, brilla dinanzi a noi come il segno di una sicura speranza. La meta della nostra vita non è il nulla della tomba, ma la vita senza fine nel regno di Dio. Regno che cominciamo a costruire qui, con una fede sincera, una speranza operosa, una carità instancabile. O Maria, tu sei assunta in cielo. Dio, grazie per averci dato Maria come esempio di vita, come insegnante madre. Grazie perché attraverso lei dimostri ciò che vuoi donarci durante questa vita e dopo la nostra morte. L'ascesa di te, noi, o Maria, ci consacriamo a te come famiglia, affinché tu ci conduca attraverso questa vita ad essere con noi al momento del nostro trapasso. Fa che Gesù, attraverso la tua intercessione, ci inviti ed accetti nel suo regno. Fa che da ora, ogni momento, sia sotto la tua protezione, perché noi desideriamo proprio essere tuoi figli. Vivere uniti a Maria, prepara la felicità suprema che vive in Gesù, poiché il mezzo più efficace per purificare e consolare la nostra unione con l'amore misericordioso è Maria. Tutti noi, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Aspetta, benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tutti noi insieme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
Figlio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre di più santissimo nome di Gesù, Giuseppe di Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco del porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua vita. Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo. Maria Regina Madre di Misericordia, usaci e donaci misericordia. Ave, ave, ave Maria, ave. Ave Maria, Maria Regina della Pace, prega per noi peccatori. Che brava Maria. Maria, siamo peccatori, teniamoci a posto. No, no, no. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del cielo e della terra, insieme agli angeli e ai santi. La Vergine casta, la Vergine povera, la Vergine obbediente e coronata di gloria e di onore nella pienezza dell'incontro con Dio, nella gioia eterna del paradiso. Guardando a lei, dobbiamo tenere viva in noi e nel popolo di Dio la speranza della vita eterna. O Maria, tu sei stata incoronata regina del cielo e della terra. Noi crediamo che in questo tempo, in modo particolare, inviti ed educhi il mondo alla pace, perché tu sei la regina della pace. Insieme a te preghiamo, Signore, affinché doni la sua pace a noi, a tutte le persone, a tutti i popoli. Guida tutto il mondo attraverso la porta del tuo amore e raccomandazione verso nuovi migliori eletti. In ogni necessità e pericolo invochiamo Maria, perché lei è il canale per cui vengono a noi le grazie del buon Gesù, con i suoi santi meriti passati e con le suppliche presenti interviene come mediatrice tra il suo divin figlio e coloro che lo invocano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu
tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Mater Misericordia. Un attimo. Mettetevi tutti lì. La diciamo insieme, la diciamo tutti insieme. Gementes serpentes, inhala.
Virgo Maria. Cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, fondamento della Chiesa Santa, stendardo dei cristiani, redenzione degli uomini, generazione degli angeli, salvaci, sconfitta dei demoni, salvaci, speranza dei peccatori, salvaci, conforto dei penitenti, salvaci, allegrezza dei giusti, salvaci, vaticinio dei profeti, salvaci, predicazione degli apostoli, salvaci, fortezza dei martiri, sapienza dei dottori, porta dei naufragi, naufragati, porta dei naufragati, baluardo agli assediati, legge dei ciechi, soccorso dei deboli, sollievo degli afflitti, medicina degli infermi, resurrezione dei morti, gaudio dei sacerdoti, rossegno dei monaci, salvaci. Castità delle vergini, salvaci. Concordia dei coniugati, salvaci. Custodia dei bambini, salvaci. Istruzione dei giovani, salvaci. Direzione degli adulti, salvaci. Metà dei vecchi, meta dei vecchi, salvaci. Ricchezza dei poveri, salvaci. Moderazione degli ricchi, salvaci. Nutrimento degli orfani, salvaci. Protezione delle vedove, salvaci. Luce nelle tenebre, salvaci. Consiglio nei dubbi, salvaci. Difesa nei pericoli, salvaci. Principio della salute, salvaci. Strada della vita, salvaci. Distruzione dei peccati, del peccato, salvaci. Conservazione della grazia, salve. Misura della gloria, salve. Terror dell'inferno, salve. Chiave del paradiso, salve. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ascoltaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Preghiamo, oh Signore Gesù Cristo, che con la tua santa croce hai redento il mondo spandendo sul legno beatissimo il tuo prezioso sangue attraverso la meditazione della tua morte e della gloriosa tua risurrezione, rendici saldi nella fede e configgi i nostri peccati, così da poter essere puri e vivi nella fede e godere della nostra dipartita nella comunione della stile dei beati. Amen. Gloria al Padre, a Dio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre e Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adesso faremo il
le promesse che ogni anno noi facciamo per vivere bene l'anno che ci aspetta. Poi faremo le preghiere solite per la città, per il mondo, per i giovani, poi le nostre preghiere e alle 10 dovremo mettere in chiesa per la Santa Messa. Allora, Signore Gesù, tu tramite San Paolo ci hai detto che se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei un bronzo risonante o un cembalo squillante. Se avessi il dono delle profezie, conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da spostare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo per essere arso, e non avessi la carità, non mi gioverebbe a nulla. La carità è paziente, è benigna la carità. La carità non invidia, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non si compiace, ma si compiace della verità. Tutto tollera, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non verrà mai meno. Oggi qui davanti a te, presente con il tuo santo corpo glorioso, in queste due chiese, ripetete con me, prometto solennemente, prometto solennemente di sforzarmi sempre di essere paziente in tutto, di sforzarmi sempre di essere paziente in tutto, di essere benigno, di essere benigno e non maligno, e non maligno, di non essere mai invidioso, di non essere mai invidioso, di non vantarmi di nulla se non di te, di non vantarmi di nulla se non di te, di non gonfiarmi mai per essere umile come te, di non gonfiarmi mai per essere umile come te, di non mancare mai di rispetto a nessuno, presente o assente, di non mancare mai di rispetto a nessuno, presente o assente, di non cercare i miei interessi che non siano che non siano quelli dei rapporti con gli altri, di non cercare interessi che non siano quelli con i rapporti con gli altri, di non arrivare mai ad adirarmi, di non arrivare mai ad adirarmi, di dimenticare davvero il male ricevuto, di dimenticare davvero il male ricevuto, di compiacermi sempre della verità propizia o meno che sia, di compiacermi sempre della verità propizia o meno che sia, di tollerare con amore e carità misericordiosa sempre tutti, di tollerare con amore e carità misericordiosa sempre tutti, di credere ciecamente in tutte le verità da te rivelate, di credere ciecamente in tutte le verità da te rivelate e affidate alla Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Affidate alla Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Di sopportare sempre tutto per tuo amore per te. Di sopportare tutto sempre per tuo amore per te. Insieme, Signore Gesù, sorreggimi ogni istante. Signore Gesù, sorreggimi ogni istante. Per non mancare alla mia promessa. Per non mancare alla mia promessa. Ed entrare così nel regno di Dio. Ed entrare così nel regno di Dio. Grazie, amen. Grazie, amen. Diciamo insieme: Gesù, credo nel tuo amore verso di me. Gesù, credo nel tuo amore verso di me. Prendo tutto e tutti. Nella tua divina volontà, perché ti amo e voglio amarti, lodarti, benedirti, ringraziarti, ripararti per me e per tutti. Nella tua infinita misericordia e per la maggiore gloria di Dio Padre Onnipotente. Maria, Regina, Corredentrice con Cristo sotto la croce, prega per me. Adesso facciamo le solite nostre preghiere. E chi può si metta in ginocchio, invocazione alla pace,
Il ritornello di preghiera è questo. Dona, Signore, ad ogni uomo. Dona, Signore, ad ogni uomo. La tua pace. La tua pace. Noi ti adoriamo e ti ringraziamo. Noi ti adoriamo e ti ringraziamo. Ripetiamolo ancora due volte. Dona, Signore, ad ogni uomo. Dona, Signore, ad ogni uomo. La tua pace. Noi ti adoriamo. E ti ringraziamo. Santi, per loro intercessione e per intercessione di nostro fratello Gesù, tuo amatissimo figlio, donaci la pace. Dona, Signore, uomo, la tua pace, ti adoriamo e ti ringraziamo. Dona, Signore, ad ogni uomo, la tua pace, noi ti ringraziamo e ti adoriamo. Oh, adoramus te, Domine. Oh, adoramus te, Domine. Veramente degno di questo nome, mostra agli increduli tutta la tua infinita misericordia, facendo deporre le armi della morte e della desolazione. Dona, Signore, ad ogni uomo la tua pace, noi ti adoriamo e ti ringraziamo. Oh, adoramus te,
Padre veramente buono, abbi pietà di tante mamme, tanti papà, che come te oggi soffrono a causa dell'odio. Togli dal cuore dei malvagi la sete di potere, di vanagloria, di ricchezza, di supremazia, e da loro la vera ricchezza, la tua pace, la tua gioia. Dona, Signore, ad ogni uomo la tua pace, noi ti ringraziamo e ti ringraziamo. Vergine Santissima e nostra Consolatrice, imploriamo preghiere che ottengano dal Signore Dio Onnipotente di togliere dal nostro fragile mondo il grave pericolo che incombe. Anche tu, Mamma, chiedi per noi la santa pace. Noi ti adoriamo e ti ringraziamo. Saluti cari a voi tutti qui presenti, accolti nella gioia di questa processione per amore della Santa Croce, oggi esaltata dai cuori veramente degni di essa e della sua bellezza, perché viene da Dio in Cristo. Il Cristo vi ama con la sua croce come un grandissimo mistero dell'amore misericordioso. Qui abbiamo cantato col cuore pieno di fede e di amore alla salvezza che viene da Cristo. Questo è il nostro vanto, di aver partecipato ai quattro cortei di preghiera del Santo Rosario di Maria Santissima. Questa sera, ancora una volta, abbiamo lodato la Santa Croce e quindi dobbiamo restare nella certezza di essere salvati. Dio, che tutto può, non poteva onorare maggiormente la natura umana che unendola a quella divina della persona del suo Figlio e concedendo ad una donna la maternità divina. L'uomo Dio e la madre di Dio sono due capolavori così grandi che, per così dire, esauriscono l'onnipotenza di Dio. In Gesù Cristo Dio è veramente uomo e un uomo è veramente Dio, perfetto uomo e perfetto Dio. In Lui contempliamo la carne umana tratta dalla polvere, debole, imperfetta, soggetta al dolore e all'infermità, diventata onnipotente, infinitamente sapiente, infinitamente santa. Gesù Cristo è il più grande mistero apparso sulla terra. Ha preso una carne mortale, Lui l'immortale, e dopo averla immolata per noi sulla croce, di cui oggi festeggiamo l'esaltazione, le ha dato un trionfo eterno nei cieli come primizia dei risorti.
San Paolo, Corinzi, prima 15-20, ma ha perpetuato la sua presenza e la sua azione nel mondo per mezzo dell'Eucaristia e dei sacramenti affidati alla Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana. La festa dell'esaltazione della Santa Croce è come il compendio di tutto il mistero pasquale di nostro Signore Gesù Cristo. La croce è gloriosa perché su di essa il Cristo si è innalzato. Attraverso di essa il Cristo ha innalzato l'uomo, sulla croce ogni uomo è veramente elevato alla sua piena dignità, alla dignità del suo fine ultimo, in Dio. Grazie a tutti voi carissimi e un grazie particolare all'autorità comunale, ai vigili urbani che ci hanno protetti, a tutti coloro che hanno collaborato per la migliore riuscita dell'esaltazione della Santa Croce di nostro Signore Gesù Cristo. Grazie all'Arcivescovo di Torino, Monsignor Cesare Nosiglia, il quale, tramite il suo segretario personale, ci ha inviato questa mail. Gentile signor Bianco, purtroppo l'Arcivescovo non potrà essere presente il 14 settembre prossimo a causa di impegni già precedentemente assunti. Confidando nella sua comprensione, le auguro che il Signore benedica la vostra iniziativa di preghiera. Cordialmente, Don Mauro Grosso, segretario dell'Arcivescovo di Torino. Adesso cantiamo, ti saluto a Croce Santa, entrando in chiesa. Maria. E ringraziamo Don Lorenzo, per cui pregheremo all'interno della chiesa durante la Santa Messa. Ti saluto, Croce Santa, e portassi il Redentore, lode e gloria, ogni morte cambia, ogni lingua ed ogni uomo. E sì, lode il frutto di Cristo, sei santo e santo il tuo potere, così santo e dolce il tuo Cristo, e la luce di Cristo. Ti saluto, Croce Santa, che portasti Thank you.
Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. L'antifona della messa di questa festa, presa dalla lettera ai Galati, dice: di null'altro mai ci glorieremo se non della croce di Cristo Gesù nostro Signore. Egli è la nostra salvezza, vita e risurrezione. Per mezzo di Lui siamo stati salvati e liberati. Per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato